Sì, commenterò le gare di sci alpino, soprattutto quelle veloci e il team event alla fine. Le ragazze in Coppa del Mondo sono andate molto forti, hanno raggiunto dei bellissimi traguardi, dei bellissimi risultati, quindi anche per l'Olimpiade hanno avuto tanta fiducia dai risultati appunto ottenuti in Coppa del Mondo, soprattutto con Brignone, Curtoni. Speriamo di ritrovare Sofia Goggia in partenza sia al supergigante ma soprattutto alla discesa, che è la sua disciplina. Sappiamo tutti il valore di Sofia, incrociamo le dita e le diamo tanta forza. Ma anche Marta Bassino può dire la sua in gigante, assolutamente. Ma bisogna essere sempre positivi, l'Olimpiade è una gara molto particolare sia per gli atleti che chi commenta, quindi sarà un'Olimpiade strana perché naturalmente è come sappiamo tutti con pubblico solo locale, quindi sarà un'Olimpiade all'insegna anche delle sorprese, io credo, perché le Olimpiadi sono state anche contraddistinte da tante sorprese. Speriamo che le sorprese arrivino dall'Italia, tante medaglie per noi, c'è la possibilità di prendere un bel po' di medaglie, vediamo se le attese saranno naturalmente consolidate in questa edizione.